La Digital Sucker Project, azienda del gruppo Panini, ha sviluppato in oltre un decennio di collaborazione con gli staff tecnici dei maggiori club e federazioni europee un glossario tecnico che comprende oltre 400 diversi parametri. Partendo da questo dizionario condiviso del calcio, è stato elaborato e implementato un software per lo scout tecnico-tattico di una partita, il Digital Scout. Tutte le informazioni sono raccolte nel database Digital Sucker e vengono rese disponibili nei diversi formati a staff tecnici e media. Diamo una breve occhiata. Nel possesso pallone il Perugia è al primo posto, seguita da Bari, Bologna, Brescia e Spezia al quarto, il Crotone è al sesto posto. Per quanto riguarda i tiri in porta, il miglior score ce lo ha il Livorno, il Crotone occupa il sedicesimo posto. Per i palloni giocati, primo è il Perugia, il Crotone dodicesimo. Il Perugia è primo anche per la percentuale dei passaggi riusciti, con il Crotone all'ottavo posto. La percentuale di pericolosità vuole il Livorno a comandare la graduatoria con il Crotone sedicesimo, mentre per la supremazia territoriale il Crotone è superato solo dal Perugia secondo e dal Bari al primo posto. Tutte caratteristiche da migliorare ancora di più, che però purtroppo ci fanno pensare quanto sia bugiarda l'attuale posizione in classifica dei ragazzi di Mister Drago. 3-0 è finito domenica scorsa al Palacro l'incontro di pallavolo tra le ragazze della Metal Carpenteria e le atlete delle Cuba di Palmi. A Piero Asteriti, tecnico crotonese, abbiamo chiesto a quali fattori è da ricondurre la sconfitta. Alla loro bravura sicuramente, sono stati molto bravi a metterci sotto dal punto di vista mentale, anche tecnico in certe fasi. Resta il rammarico per il secondo set, sul 24-22 per noi forse potevamo chiudere, però la pallavolo fino all'ultimo punto non è mai detto. Il terzo set invece l'abbiamo giocato molto ma molto nervosi, forse per il troppo pubblico che c'era, per l'ansia di prestazione. Ma io dico pure che il nostro gruppo deve ancora crescere tanto, se vogliamo raggiungere qualche risultato serio. Penso che da oggi in poi, si potrà fare molto ma molto meglio, anche perché il calendario mette davanti a noi qualche squadra più alla nostra portata. Speriamo per Natale di essere la squadra che penso io. Tantissimo pubblico, eh? Sì, guarda, è una cosa strana ma ci fa molto piacere. Noi ci abbiamo lavorato tanto in questi anni ed è la prima stagione che alla terza partita, ma anche all'altra partita col Castroville e all'altra ancora, c'era un sacco di pubblico e non ci spieghiamo se il virus della pallavolo abbia contagiato tutti. Speriamo di sì. Io spero pure, credo pure. Per la prossima volta magari facciamo un tifo organizzato, un po' di più tamburi, trombe, però va già bene così. Abbiamo a che fare con una brasiliana, complimenti. Come mai ti trovi qui in Italia e in Calabria? Il mio procuratore mi ha detto che c'era una squadra qua in Calabria, sono venuta da 5 anni fa che sono qua. E 5 anni che complimenti per sono. il tuo italiano. E Grazie. cosa ne pensi del 3-0? Noi abbiamo giocato bene e penso che loro. Siamo venuti qua con consapevolezza che era una parte difficile, che era un 3-2, non un 3-0. Abbiamo giocato bene e loro sono stati un po' in confusione. Ti aspettavi questa vittoria così importante? 3-0 non aspettavo, però meno male che abbiamo vinto 3-0, E i vostri, importante. scusami, i vostri programmi quali sono? Vincere il campionato? Sì. Vincere il campionato, la coppa e il campionato. Come si dice, buona fortuna e in bocca al lupo in brasiliano? Boa sorte. Buon sorcio. Sì.